Caterina Ferrari, la regista della Gabbia, che è un cortometraggio che è stato selezionato qui al Festival e sono qui appunto per presentarlo. È un corto sull'MMA, che è uno sport da combattimento. L'idea è nata perché era da un po' di tempo che seguivo l'MMA, che appunto consiste nella lotta in gabbia e li guardavo appunto questi corpi che combattevano e c'era qualcosa che mi affascinava e mi piaceva e non era la parte sportiva, ma era più che altro la parte che secondo me si avvicinava molto all'estasi, quindi questi volti sofferenti. Infatti ho scelto di fare un corto filmando solo il volto e stando molto stretta perché appunto ero affascinata da questa immagine che secondo me era molto potente e che si avvicinava a certa pittura o scultura classica. Sì, allora l'audio è tutto fatto in post-produzione, nel senso che ho filmato, montato io, tranne la parte di audio in cui una persona mi ha fatto l'audio in presa diretta, però poi quello non funzionava, quindi siamo tornati in palestra e abbiamo fatto a parte l'audio pulito di colpi, pugni, ansimi e poi un sound designer ha montato appunto tutto sull'immagine. C'era qualcosa che non mi convinceva e quindi ho scelto di mettere una musica medioevale che secondo me portava l'immagine in una dimensione sacra. E quindi per me il combattimento era un po' questo. E poi il fatto che l'MMA deriva dal pancrazio, che è uno sport antichissimo dell'antica Grecia e quindi per me appunto c'era un aspetto anche molto arcaico. Sì, il momento in cui sono venuta a conoscenza ho letto un saggio sullo sport e la violenza perché cercavo dei soggetti da filmare, diciamo, e non conoscevo l'MMA. Ho, diciamo, letto di questo sport e ho pensato, ah, sarebbe interessante vedere quello che succede. Combattevano in gara all'interno di una gabbia e la gabbia poi ho scelto di non farla mai vedere, tranne che se non un po' sfocata, cioè la griglia che si vede magari. E la gabbia per me era il dispositivo dell'inquadratura dell'immagine in cui io scelgo di stare sempre molto, un po' come dire, un po' rigida quando filmo, nel senso che l'inquadratura è sempre pulita, non è mai sporca, perché volevo un'attenzione per l'immagine molto pittorica, molto diciamo curata per cogliere l'estasi e la sofferenza dei volti. Poi è uno sport molto da maci volendo, ma non mi interessava questo aspetto, io volevo la fatica e la sofferenza. In realtà per me era un'attenzione tutta corporea, il fatto anche che ho scelto di non fissarmi solo su un atleta solo, ma su più corpi, era perché volevo che l'identità dell'atleta si perdesse, per creare una specie di grande corpo solo, che sono tutti questi muscoli sudati che si mischiano, era un po' per dire qualcosa anche sull'uomo di molto arcaico, molto diciamo primitivo.